Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Borderlands The Pre-Sequel. Bene, andiamo pure avanti con la quest secondaria. Ma perché sono finito nella lava, che nella lava non ci sono? Ma, va a capire. Dicevo, è una quest secondaria questa? Sì, è la quest secondaria. Oh, salve, molto piacere di rivedervi, che voi mi date tanta esperienza, vi fa tanto piacere. Vi mettete anche in fila, quindi cosa molto gradita. Ok, bene bene bene, dai, sono contento. Poi si fermano anche, quindi meglio di così, insomma, sì. Attenzione, riserve d'aria al 50%. Chi? Riserve d'aria l'ho appena preso. Un cazzarola. Ok, ok. Vai, muori, muori, muori. Ok, sono abbastanza contento. Ricarichiamo, e tanto ne abbiamo tante di munizioni, insomma, sì. Allora, dovrei andare effettivamente... Effettivamente è meglio andare di qua, perché non si sa mai. Prendiamo anche un po' d'aria. Così siamo a postolo. Qui cosa c'è di bello? Niente. Qui cosa c'è di bello? Niente. Cioè, io spreco munizioni su munizioni e non trovo mai un cazzo. Va bene, non importa. Andiamo pure avanti. Vediamo che succede. È un po' più, per adesso, noioso, perché è basato più sulla storia, che per carità è bellissima. Però ci sono molti spostamenti da vai da A, B, da A, B, e non c'è niente da fare nel frattempo. Vabbè, dai, pazienza. Spero che migliori poi col tempo. Sì, devo trovare un punto debole, che siano gli occhi. Ok, questo fa sicuramente di più. Ma perché fermo lì a prendere le botte? Il tipo top, vabbè, non importa. Oh, salve, beh, adesso che so che sto crostone qui che si vede qui, cos'è? Mamma mia. Sì, un pochino più fama. Devo prenderlo proprio bene. L'occhio. No, non è critico, in effetti. Ok, dai, proviamo così. No, non ci riesco. C'è una stabilità starma che fa poco. Perciò volevo prendere quella mod che mi metteva la stabilità, perché insomma fa veramente schifo. Però insomma sì. Ok, ancora un altro. Ma quanti siete? Porca miseria, che non date una cucata. Da un sacco di esperienza, per carità, mi fa comodo, eh. Ok, bene così. Vai, andata. Ok, andiamo pure. Ma siamo arrivati. Close. Close, ma posso entrare? Sorry, noi siamo chiusi. Cioè, sorry, mi dispiace. Avviso, rilevata atmosfera. Crei il veicolo, va bene. Non mi interessa chi crea il veicolo. Qui cosa c'è? Tante cose. Vendor. Stazione di teletrasportico. Oh, che bello. Almeno... Ma le devo attivare io ogni volta? È una bella palla, però, eh. È una bella palla. Ok, vediamo un po' cosa c'è. Esploriamo bene tutto, ragazzi, così ci torno una volta sola e siamo a postolo. Ok, qui non c'è niente. Abbiamo visto. Ritorniamo su, andiamo a sinistra. Vediamo cosa c'è. Casse, sperando che ci sia quella che mi serve a me. Ok, questa me l'ha data. Siamo a postolo. Le voci sono tornate. Ma che cazzo è questo? Ma che cazzo sono questi? Cioè, non capisco chi siano. Sono nuovi nemici? Fanno tanto male. Non vedo un cazzo, ragazzi. Scusatemi tanto, ma non li vedo. Qua. Fantastico. Non riesco a prenderli, perché sono messo in una posizione di merda. Figuriamoci se non morivo in una posizione di merda. Solo in quella. Comunque c'era stato il salvataggio. Speriamo, facciamo le dita. Dovrebbe essere qui. Speriamo, eh. Non ci voglio fare tutto da capo. Dovrebbe essere qui. Ok. Mi hai messo. Cioè, non me l'aspettavo, quindi è per quello che insomma mi hanno fatto il culo. Sì, che male, mi fa tanto piacere di morire. Oh, cavolo, si è abbassato. Ok, non l'ho preso. Oh, salve. Mi fa tanto piacere, insomma, sì. Chi è bastardo? Ma non permetti di chiamarmi bastardo, insomma, non siamo neanche. Ok, prendiamo tutto quello che c'è da prendere, perché ragazzi voglio assolutamente la pistola. 35, già va meglio, eh. 34, però mi aspettavo un fucile da cecchino io. L'ho preso apposta, lei. Oh, questa è buona. Cioè, quindi mi stai dicendo che lei è solo per le pistole? Mi sembra strano. Tutto è possibile, eh? Ok. Vai. No, cioè, cazzo. E quindi devo andare di qua. Ma di qua non si va da nessuna parte. No, da nessuna.
Quindi non devo andare qui, vabbè, è importante saperlo. Ho fatto un punto abilità, lo voglio spendere subito, vediamo subito cosa ci dà. Ci dà. Daccia. Prima qui. La matematica, okay. Poi gli omicidi. Sì, dopo prendiamo quel punto, ce lo fa fare quel punto? Non lo so. Sembrerebbe che devo sbloccare 10. Scusate, ho sbagliato. No, ci dà... dobbiamo fare ancora questi. Sparare un nemico aumenta la cadenza di fuoco. Non male, dopo aver ricaricato, per un breve periodo ottieni un danno d'arma e cadenza di fuoco aumentati. E questo può essere interessante. Molto interessante. Soprattutto se carico spesso come faccio io. Può essere molto utile. Va bene, lo so, non ne ho fatto ancora un cazzo, ma abbiate pazienza. Tanto dovevamo esplorarlo. Sì. Dovrebbe essere più o meno di qua, a linea d'aria. Andiamo un po'. Non c'è nessuno, una desolazione incredibile. Questa superficie lunare. C'è proprio niente di niente. In teoria. Di qua. Ops. Ops. Ok. Una zona che doveva essere scoperta. Mi fa piacere. Qui uscirà tanta gente, vero? Sì, sì, tanta ne uscirà. Ok. Ok, te muori di fuori, così almeno mi prendo dopo l'energia, le capsule, eccetera. Ok. Sei arrabbiato che schiumi, bravo. Ok, dai, è come una specie di fucile a cecchino, in effetti, però... Spara tre colpi. Ma c'era anche in Borderlands 2, vi ricordate dei cecchini che... Oh, cazzo. Sparavano due colpi alla volta, due o tre colpi. Una raffica, dicevo una raffica, dicevano nelle spiegazioni. Quindi sì, ok. Mi dispiace tanto. Ok. Prendiamo tante cose. Ok, sono piena di tutto, lo sapevo. Perciò li ho sparati da fuori, cioè da dentro. Quindi qua cosa ci sarebbe? Un cazzo di niente, sono entrato. Ho visto qualcosa. Ah, un codice. Per aprire sta roba qui. E io dove la trovo i codici? Cioè, li devo trovare per la strada o qui dentro? Devo risolvere un rebus. Allora, parte superiore. Singap. Per le persone del laboratorio di armi. Giù con il sistema. Il sistema è giù. Quando il sistema... Non riesco a capire. Stunning? Eating? Animals, mica differenza. Mettete una differenza. Non è questo l'enigma, ok. No, perché pensavo fosse questo l'enigma. Quindi, o non c'è qua, o lo devo trovare. Questa dice gasp or last. Non lo mai. Non ci provo neanche perché dovrei andare a caso. Quindi, sì, insomma, va bene. Scusate, di qua devo andare. Andiamo pure. Ah, quella degli enigmi non lo sapevo, è nuova. Va bene, dai. Speriamo che ce ne siano pochi, perché insomma, se devo farne tanti, lo sapete che io, insomma, sì. Ok, andiamo pure avanti, vediamo che succede. Avanti, popolo. Oh, che bello. Questo adesso esplode, dopo che arrivi. Ok. Non mi dai più... Me ne dai una? No, non me l'hai data. Vabbè, pazienza. Non mi do per vinto. Oh cazzo, ancora quei cosi. Vediamo un po'. Tanto prendiamo cose che sono importanti. Ok. E qua questi. Eh sì, perfettissimo, perché da così vicino faccio anche prima. Lo sto prendendo in occhio, non mi dite di no perché insomma. Ecco, ok, morto. Ok. Prendate. Accidenti. No, ce n'è un altro. Accidenti a lui. C'è un critico qua, scusate, l'ho preso la pupilla, gliel'ho tirato una caccola nell'occhio, cioè. Santa miserica. Dai, su, muori. Muoreci malo, muoreci malo e muoreci malo. Sei morto, ok. No, ma quanti siete? Ma porca miserica. Oh, ok, questo mi interessa. Mi interessa. Siete tanti. Ma questo non è un punto debole. Sì, in effetti la critico anche qui. Però non c'è più adesso la caccola. La pustola, come si chiama. Ok, dai, è andata. Via così. Non ho preso un cazzo. Peccato. Ci tenevo. Ok, quante belle cosce. Questo. Che cazzo era sto coso? Non lo sapevo mica. No, ma c'era un'altra. La pustola l'ho rotta. Ok, ma...
Era ovvio. Vediamo se ci riesco. Dai che ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo se riesco a prendere qualcosina. Dai, su. Cos'è questo? Un pompazza. Un pompazza, vediamo l'altro. Sì, perché il mio fa 14x6, questo 14x5. 17, scusate. Questo qui mi piace. Mi piace tanto. Ok, perfetto. Scusate, ma vedete che alla fine ne valsa la pena. Ok, possiamo anche andare avanti. Tanto ci siamo mai arrivati. Vediamo. Porca miserica. Bello, bello, mi piace. Ho preso una pistola. Ok, andiamo pure avanti. Ormai ci siamo proprio arrivati. Secondo me è lì sopra, così a naso. Però mi sa che devo fare un bel salto, eh. Perché penso proprio che debba salire da sopra? Perché questa vaga impressione? Allora, so già, guarda. Chi è? Eccola, sta fuggendo. Prendila. Chi? Certo. Ma chi? Ho messo delle cimici nella tua base. Ma io mi fidavo di Teddy. Verrai assassinato quando meno te lo aspetti. Ma che cazzo? Ok, devo fare un giro della Madonna per riuscire a prenderlo, ma non importa. Ma che cazzo? Quindi non devo entrare qua? Ci dovrò entrare, vabbè. Adesso andiamo. Eh sì, vado a perdermi, ma porca miseria, mi fate dei giri astrusi per riuscire ad arrivare da Abby. Accidenti a voi. Attenzione, riserve d'aria al 50%. Eh sì, ma adesso ce la facciamo, non vi preoccupate. 50% non è male, insomma, sì. Allora, l'altro fucile era bello perché poteva sparare tanti proiettili. Sono pieno, porca vacca, mi sono scordato di prenderlo. E quindi era una cosa positiva. Però dai, insomma, sì. Questo è più potente. Allora, ci siamo qua, andiamo nella riserva d'aria. Perché sono, sì, per carità. Questo è proprio da vicino, fa, l'altro fa da lontano. Quindi sì. Ok, ah, poi alla fine avevo recuperato. Vediamo un pochino. Vai! Ma il cazzo, non fa niente, devo proprio prenderlo bene. Sì, lo sapete che qua prenderlo bene. Ma spara una missilata. No, non mi piace. Devo mettere l'altro assolutamente, perché l'altro era molto meglio. Che cazzo vai? No, dovevo ricaricare adesso. Ok, dai, dai, che ce la facciamo. Dai, che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Ma porca miseria, muorici subito. Non c'è morto. Ma quanto cazzo era forte, ragazzi. Era fortissimo. Niente, devo cambiare quel fucile a pompa perché fa schifo. Rispetto all'altro sparava molto di più, era molto più... Era molto meglio, diciamo. Purtroppo se non le proviamo le armi non le sappiamo, e quindi sì. Allora, abbiamo detto che questo qua... Era quello laser. E questo qua, ok, no, scusate perché non ci stavo più capendo un cazzo. Ma qui cosa c'è esattamente? 18x3. Era questo. Non mi ricordo più, scusate. Allora, questo qui era quello lì e va bene. No, questo era quello lì e questo. Sono due armi laser. Che vanno tutte e due le stesse cose, quindi non posso usarle, dai, non ha senso. Allora, questa qui fa 15 e questa fa 18x3. Questa è meglio, quindi togliamo quella e mettiamo un qualcosa di meglio, che è questo. Ok, a posto. Io voglio vendere un attimo, ragazzi, avete pazienza, perché sennò sono in merda. Della tua arma. Sì, sempre. Allora, questa la vendiamo, questa qui 52 non ci facciamo, vabbè, però adesso vendiamo tutte queste. E tanti saluti. 57, 52, vai, vendiamo questa, queste e tutte queste qui. E questa qua adesso la teniamo. Scusate se sono morto, ragazzi. Ma... Porca miseria. Era forte forte. Era forte forte. Dove cazzo esco io adesso da qui? Porca miserica. Guarda te che cazzo di uscita di merda. Va bene. Andiamo pure. Uso il Catcher Ride così faccio prima. Se non ci metto 30 anni. Tanto ormai abbiamo esplorato. Insomma sì. Andiamo pure. Attenzione, ambiente privo d'aria. Ah ma... È questo? No, non è questo, questo è uno dei tanti. Adesso piano piano li facciamo tutti, tanto con quel Catcher Ride facciamo in fretta, insomma sì. Ok, mi sembra un po' diverso dagli altri, però insomma. Questo dei ci rimane lì, quindi si muore. Oh! Ahimè, è la mia Deirdre, defunta e dipartita. Beh, allora mi unirò a te, amor mio. Non temere, varcheremo insieme il portale oscuro. Le mie ali battono verso di te, nell'abisso. Wow, quando si dice due piccioni psicopatici con una fava. Abbiamo appena pulito l'universo, cacciatore della cripta. Torna qui per la tua ricompensa. Spero che sia bella la ricompensa, perché insomma sì, è stata una missione piuttosto strana. Che
cazzo è quel coso? Ma vabbè, andiamo pure. Devo andare dritto. Proviamo. Wow, che ficata! Non vorrei essere cattivo, però una volta me ne dà, due volte me ne date. Oh, vedete? Vedete che me li ha dati adesso? Me li ha dati tre addirittura. No, no, no. Allora, bisogna farli, perché tre sembrano pochi, però insomma sono tre. Sì, non fa una piega, in effetti. Scusate, però sto brutto. E qui non mi ha dato un cazzo. Vabbè, ovviamente che non mi ha dato niente, però vabbè, pazienza. Andiamo. Cosa cazzo vuoi? Andiamo con questo, va. È molto meglio. Andiamo un po'. Guardate qui. Che figata, perché ti dà tanto. Mi dà tanto. Ok, stiamo andando alla ricompensa. Che è di qua. Aia, ho guidato bene, vero? Sempre stato proprio bravo. Ok, ci siamo quasi. D'accordo. Sì, sì, sì. Qua, ok. Scendi senza cadere, possibilmente. Dai, andiamo. E siamo a postolo, dai. Per fortuna non rispondono. Almeno non così in fretta come nell'uno. Come nel 2, scusate, perché lì era veramente un casino. Ok, ci siamo. Ciao! Chi mi dai? Uno scudo? Grazie per aver ucciso la mia sorella psicopatica. Dormirò meglio sapendo che lei e Myron non sono più in circolazione. Oh, ok, è stato veramente un piacere. Allora, capacità di scudo, ok. Aumenta la cadenza di fuoco e la velocità di movimento, però ogni no. Questo qui. Questo è proprio uno scudo, 121, ricarica. No, facciamo che questo vale di più, lo prendo, quindi sì. E grazie della ricompensa e tanti saluti a tutti. Allora, ritorniamo a prendere le nostre missioni, sempre secondarie, che ce n'è rimasta una, sperando non troppo lontana, e andiamo a farla. Questo è stato casino, madonna. Beh, casino, insomma, sì. Ok, e torniamo al nostro bello scudo, al nostro bel che c'ha l'hide, insomma, quello che è. Quanto esattamente io devo... Ma me l'hai già detto? Vabbè, quanto esattamente io devo... No, perché sono salito sulla torretta, ecco perché me l'ha detto. Ho capito adesso, ho capito dopo purtroppo. Ok. E stavo dicendo, quando devo dove cazzo sono? E dove devo andare? Ah, proprio due passi. Cazzarola. Sarà un bel problema. A parte che mi sono ammazzato. Però insomma sì. Vabbè, proviamo ad andare dove posso e vediamo un po' come fare, perché la strada mi sembra parecchio lunga. Qua che succede? Vediamo un po' dove sono. Forse ce la faccio a fare una figura di merda. Probabilmente sì, ce la farò. E vai! No, ce l'ho fatta. Ok. È andata piuttosto bene. Una volta tanto. E allora, ragazzi, non faccio figura di merda. Adesso sì che ragioniamo. Sì, infatti. Oh, vai. Questo è un altro punto di catch a ride. Oh, salve, scusate, io vorrei ammazzare un attimo, perché se non lei mi dà tanta esperienza. Ok, siamo a posto. Oh, ma ce ne sono tanti. Aspettate che devo fare anche questo. Ce la faccio? Non ce la faccio, perché questo mi sta massacrando. E quindi andiamo a uccidere prima questo. Ok, questa ce la dovrei fare. Perché un po' lo prendo, però lo prendo male. Ma ne arrivano degli altri. Allora, aspettate un attimo. Dove vai? Ok, cosa bella. Forse ce la faccio, Sto prendendo un po' di volte. Però non vedo la sua vita. Ok, adesso la vedo. Dai, che va giù. Vediamo che va giù. Così non ci sono più le palle. Se scendo faccio prima, vero? Se scendo faccio prima. Vabbè. Ovviamente. Adesso. Sì, insomma, neanche tanto prima, Ci vuole parecchio lo stesso. Però, insomma, sì, dai. Ok, no, ma quanto caricatore devo dargli a questo qui? Mamma mia, che palle. Ma riesco a prenderti? Questo devo ucciderlo? Mi sa di sì. Devo uccidere anche questa? Oh cazzo, no, con questa faccio questa, dai. Ce la posso fare, insomma, sì. Questa qui è più la mia portata, perché è più facile inquadrarla. Ok, vedete? Gli prendo anche i colpi che mi tira. Ah no, questa ce la faccio, dai, ce la faccio. Dai. Ok, posso andarmene di qua? Dice che devo andare di qua? Di qua, in salita. Devo andare di là. Ce la farò a saltare? Sì che ce la faccio, perché c'è un punto da saltare, quindi ce la faccio. Ottimo.
Mi fa piacere. E vai così, grande, ce l'abbiamo fatta. Ci è arrivato al punto. E anche il punto di teletrasporto? Ingresso in atmosfera ospitale. No, è solo un punto save. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai, sono abbastanza contento. Ecco qui. Punti vicini al fronte di liberazione ci segnalano delle creature indigene. Ah, questo è livello 9, ragazzi. Me l'ho mica accorto. Note solo come carinelli. Devo dire che non li ho mai sentiti nominare, ma sembrano adorabili. Il loro habitat naturale è rovinato dagli scarichi industriali. Dobbiamo porre fine all'inquinamento. Il tempo stringe. Prima della grande crepa, questa era una raffineria DAL. Naturalmente, come sempre su Elpis, ora è infestata da sporchi razziatori. Non avere pietà! Quindi questa qui non era quella che ho sbagliato arma? Purtroppo sì. Ed era meglio quella che spareva raffica. Vabbè, dai. Ho fatto una cacata, lo so. Purtroppo dovete avere pazienza. Dove cazzo siete? Ok, andata. No, cazzo, mi sono preso un colpo. Carichiamo. Ah, ma sei qui? Adesso ti prendo subito. Perché l'altra era meglio, l'ho venduta, ho fatto la cacata. Se riesco a trovare un vendor, la riprendo. Ok. Ok, perfetto. Troppo duro, Hai dato loro una bella lezione. Già. Adoro sentire le ossa che si schiantano, la carne che si lacera, le urla dei moribondi. Mi fa capire che il mio lavoro conta. Ma questo è fuori. Sì, sì, ti arrabbiate ovunque. Dove cazzo stai andando? Piccola salsiccia. Porca miseria, siete delle gazzelle. Ma cazzo, ma sono sempre delle gazzelle questi giochi. I giochi, quelli di Borderlands. Porca vacca. Possiamo andare una gazzella all'altra qui. Ok. Con una birra? Cioè, che cazzo ci fai con la birra nella seppellitoia lì? Come cazzo si dice nella tomba? Nella seppellitoia, bellissimo. Ok, ho preso in faccia, Vabbè, dai, una critica. Questo livello di questo livello non è così tremenda, a meno che non sia un boss. Ok, andata. Che succede che sento questo BB? Ok. Oh, vai così, che una figata. Mamma mia, ma quanti cazzo siete? Cazzo, questo è duro. Questo è duro. Oh, che cosa gradita. Tu sei un bello strutto, lo sai, te l'ha detto nessuno. Una biscia? Perché le bisce sono incassate? È morto benissimo. Vero che è morto bene? L'ho visto proprio morire di là. Lo vedo bene, dai, insomma. Ci riporta bene. Oh, cazzo. Cazzo, ya. Tu sei nato duro. Tu sei un gran pezzente, lo sai? Non l'ha mai detto nessuno. Porca vacca, non... ma la miserica! Cioè, ma portami un po' più lontano la prossima volta. Mi hai portato poco lontano. Ok. Cazzo, nuova. Esploso da tutte le parti, questo. Questa è esplosione. E l'altro... Ah, qua. Scusa, non ho visto cosa ho preso. Porca miserica. Va bene. Allora, vediamo un po'. Era quello... Ma dov'è? Questo? 34 e 22 per... Ho preso qualcosa che non mi ha fatto vedere? Boh. Che cazzo è successo? Aspetta. Vai qua. Ma siete tutti duri, porca vacca. Che cavolo ha fatto vostra madre? Non lo so. Purtroppo non è facile. No. Non è facile per un cazzo. Ma dai, mi si sta allontanando troppo, ragazzi. Non ce la faccio. È troppo lontano. Ce l'ho quasi. Vabbè, pazienza, sono tutti duri, per quello che non ce la facevo. Vabbè, almeno non posso di comprarmi l'arma che purtroppo ho venduto. E siamo a posto. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo la tonda è anche più alta questa di livella. E quindi è normale. No, non c'è bene. I cadavri muoiono migliaia di volte, ma tu puoi andare avanti all'infinito grazie alla nave. Non vedevo l'ora di saperlo. Adesso carichiamo. Comunque sono rimasti morti. Ecco qua. Andiamo un po'. Tac! Oh, un po' di danno te l'ho fatto, però sei duro. Vero, se la chiava lei. Vabbè, è andata così. Vediamo un po' di munizioni, vi prego. Abbiate pietà perché ne ho bisogno. Ok.
Cosa ho preso? Swan, caposaldo dell'impresa di pulizia tutto lindo per la Dal. Se mamma mi vedesse ora. Ma non ci sono soldi, Emily sta sempre peggio e l'universo non è proprio pieno di gente che ti offre assistenza medica gratuita. No. E poi stando dietro ai pezzi grossi Dal, riesco a raccogliere qualche succoso gossip. Meglio che leggere un libro. Ah beh, so, dici. Lì fuori però deve esserci qualcuno. Mi sento osservata. Sarà uno stalker. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. No, no, ma è bella questa missione, per carità, eh. Però insomma, sì. Non c'è niente. Ok, andiamo avanti. Vai. Ok, siamo arrivati da quello duro. E così gli facciamo il culo a quello duro. Eh sì, eh. Adesso è ora di fargliela pagare. In fondo era rimasto solo lui, credo, eh. Questo è da attivare. Sarà divertente. Ok. Sarà molto divertente. Ok. Dai. Porca vacca, mi hanno massacrato lo stesso. Porca miserica. Dai, questo qui lo uccido però, non è possibile che non lo uccida. Ok. Vai, vai, duro di merda, morici. Oh, un'esplosione di da panico. Oh, ok, te sei... Oh, l'ho preso proprio da Dio, eh. Mi è piaciuto. E quello era l'ultimo duro. Vabbè, se non c'era un altro. Posso resistere. Sì, resisti a questo. Grande così, mi sei piaciuto tanto. E siamo anche rigenerati di scudo. Di vita. Che cazzo ho visto qua? Che ho visto qualcosa di... Ah, ma sei qua, salve. È stato un piacere. È stato un piacere anche per lei. Scusatemi tanto. Ecco qua. Oh, tu sei quello di prima che sei un gran scassacoglioni. Madonna, sei già morto. Mi piace. Oh, 72 di osservo dato. Finalmente qualcosa di più, insomma, da cecchino. 72 è già qualcosa. Siamo quasi arrivati? Siamo quasi arrivati, dai. Carichiamo, siamo carichi. Vediamo un po', devo salire. No, devo andare di qua. Siamo quasi arrivati, dai, sono abbastanza contento. Qua. E qua, ne sono abbastanza sicuro. No. Ci ho fatto una cacata, scusatemi. Ci sono diverse valvole. Già. Per interrompere il flusso dovrai inserire la sequenza corretta. Un cacciatore della cripta come te non dovrebbe avere problemi. Sembra una bella cacacazzi, ti ha venuto nessuna? Nessuno? Ok, ce l'ho fatta. Va bene, dai, fa piacere. Adesso devo trovare la selezione. Cioè, devo andare a caso, perché insomma, sì. Andiamo un po'. Non so cosa. Cioè, ma devo andare veramente a caso? Allora. Cosa stai facendo? Spegni le pompe. Sto cercando di salvare i carinelli, non di affogarli nella schifezza. Sto cercando. Oh, ce l'ho fatta. Stavo cercando di capirlo. Ah, devo spegnerle. Ho fatto l'inverso. Che bello. Devo solo fare l'inverso di quello che ho fatto prima. Non mi ricordo più la... Ok, scusatemi, ci sono arrivato. Insomma, sì. Oh. Ce l'ho fatta. Ottimo lavoro. Ora che il viscidume è sparito, i carinelli possono abbandonarsi ai loro burleschi divertimenti. Attraversa quella fanghiglia disgustosa e vai a salvarli. Ok ragazzi, ci fermiamo qua, se no faccio come al solito il video troppo lungo. E quindi ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto alla Shiva, ciao ciao!